Buongiorno ragazzi, parte un'altra bellissima puntata di questa serie. Splende il sole qui da noi. Abbiamo organizzato tutto il trasferimento verso la prossima tappa e quindi ci siamo meritati un po' di colazione. Brioche alla crema? Oh, sarebbe bellissimo. Qui da noi non credo, ma ci sarà comunque qualche altra succulenza da provare. Abbiamo un cocchino, frutta e yogurt local e succo di pesche e zenzero di Giano. Proviamo il cocco di Franci, molto buono. Proviamo il mio succhino, buoni entrambi, preferisco il mio succhino. Yogurt con frutta di vario genere, ma è tipo yogurt gelato, è duro. Mi aspettavo lo yogurt intero della fattoria Scaldasole. Ti aspettavi lo yogurt della centrale del latte di Hanoi? Comunque è buono, la frutta qua è mondiale, ma va. Ecco, quindi sappiate che se avete sotto i 10 anni e prendete questo, potete solo berlo, ma poi non riuscirete a scavarlo. Devi avere delle doti da minatore per riuscire a mangiarlo? Abbastanza. Chiedi dentro se hanno un martello pneumatico, qualcosa. I Giani hanno scavato troppo a fondo e con troppa avidità. Sai cosa hanno risvegliato nell'oscurità di Casabdum? Mi sa che ho veramente scavato troppo a fondo, è venuto un mix di cocco e legno. Buono però, eh. Abbiamo speso 130.000 dong, 5 euro più o meno, che è un po' caro per noi, però avete visto, eravamo in un bar un pochino più carino. Adesso check out, mi raccomando Franci, lasciamogli di nuovo i passaporti perché mi sono trovato bene, secondo me se li merita ed è giusto che, cioè alla fine ha faticato per tenerseli, è giusto che glieli lasciamo. E andiamo, questa cos'è sta roba qua? Scusa, Attenzione, ci fermiamo perché Franci ha visto del cibo. Allora, questo è con lo zucchero, ne proviamo uno? È una domanda retorica, cioè voi avete sentito l'interrogativo alla fine, ma era più ne prendiamo uno. Banzan Duon Mat. Perché te l'ha detto la signora, Certo, che è una palletta caldina, croccante, ricoperta di zucchero. È buona ragazzi, pasta di riso fritta, all'esterno è gommosa e all'interno ha una pasta dolce che non vi saprei dire esattamente che cos'è. L'interno è farinoso e sembra una patata. Era veramente molto buona. Franci, lo sai vero che la nostra mission sarà provare tutto lo street food vietnamita, tutto, se no non torno a casa, è molto semplice. Salutiamo il nostro simpatico dormitorio. C'è qualcuno? No, non c'è nessuno, fantastico. Se no eravamo io qua e Franci qua. Mi raccomando ragazzi, non mi fate mancare il commento: oh, minchia, ma prima nei 3 stelle poi nei dormitori. Lo sapete che ci tengo, ci sono affezionato, eh. Qualcuno di voi lo scriva, per favore. Thank you. Perfect, thank you. Have a good day. Ragazzi, situazione pranzo, ho portato Franci da uno dei miei preferiti qui ad Hanoi, che si chiama Banquon Baxuan. Io non sono un po' bruciata o sono così bianca fosforescente di mio? Io non credo che sia colpa di questa ripresa. Nel frattempo continuano ad arrivare cose sul nostro tavolo che non sappiamo bene come utilizzare, ma adesso impariamo in fretta. Prima di cominciare a mangiare vi parliamo dello sponsor di questo video. Ah, quindi devo stare mezz'ora con la mano così per parlare di NordVPN? Esattamente. Avete mai sentito la parola NordVPN su YouTube? Secondo me no. Numero uno, nel momento in cui dobbiamo prenotare le vacanze è molto utile perché potete scegliere il server da cui collegarvi alla ricerca delle migliori offerte. Nel frattempo io controllo che non mi ciulino il cibo perché è alle mie spalle. Secondo ottimo motivo, l'utilizzo delle reti wifi pubbliche che facciamo spessissimo quando siamo in viaggio. So che le utilizzate anche voi, spesso non sono sicure o comunque non potete sapere se sono sicure, quindi se siete coperti da una VPN siete più sereni e sapete che i vostri dati viaggiano criptati. Terzo, NordVPN è veloce e semplice da usare.
nel momento in cui vi dovete connettere velocemente avete anche l'opzione Quick Connect, quindi in 2 secondi siete coperti. E quando non sapete cosa fare durante le vacanze, quindi aprite Netflix, se siete coperti da una VPN potete anche utilizzare il catalogo italiano, perché lo sapete che i cataloghi cambiano a seconda del paese. Noi vi lasciamo in sovraimpressione e in descrizione il nostro link per avere un forte sconto più la prova gratuita di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Così se cambiate idea non c'è nessun problema. Sembro Mastrota? Sì. Aggiungiamo il set di pentole in acciaio inox? No, quello non c'è ragazzi. No, purtroppo non c'è. Non c'è, e purtroppo non c'è neanche la mountain bike con cambio Shimano. Possiamo mangiare ora? Mangiamo. Allora ragazzi, che cosa ci hanno portato? In realtà questo posto è stato scelto da Giano, quindi dovrebbe essere lui a spiegare specificatamente che allora cos'è. Allora dico che non lo sai. Ma sembra una sorta di involtino coperto di cipollotti fritti. Probabilmente ripieno di carne. Io intanto sto sbirciando le ragazze di fianco per vedere che cosa fanno. Vado, secondo me è buonissimo. Ecco, mi resta il dubbio su come utilizzare il resto degli ingredienti. Stiamo un po' sbirciando loro qua a fianco. Questi qua che sono aperti, li vedete? Sono degli agrumini, dei limoncini che secondo me vanno spremuti qua dentro, credo, eh. Ci mettiamo anche 2 foglioline sempre qua dentro, 2 chili. E adesso ci puccio dentro il mio bel fagottino che si sarà appiccicato perché è un'ora che parlo. Delizioso. La signora è arrivata al nostro tavolo, ha ficcato una manata dentro i nostri peperoncini e si è servita, no? Raga, mi sto sbrodolando ovunque. Ottima scelta anche oggi. Molto buono, abbiamo pagato 80.000 don per quei 2 piatti che avete visto. Non abbiamo capito se abbiamo pagato il prezzo giusto oppure no. Sono più o meno 3 euro. Secondo me rispecchia un po' i prezzi di Hanoi. È chiaro che vi conviene farvi furbi e chiedere prima i prezzi, prima di ordinare. Ma secondo me 80.000 è giusto. La fame non è finita, quindi ci siamo seduti in un nuovo posto per il Bun Cha, che vi abbiamo già fatto vedere l'altro ieri, ma mi piace un casino e quindi lo riprendo in un posto diverso. A fianco stavano bevendo questo e l'abbiamo ordinato pure noi. Non so cosa sia. Potrebbe essere l'Inca Cola? No, non è sicuramente l'Inca Cola, perché l'Inca Cola credo che sarebbe stata super zuccherata. E poi tecnicamente è sudamericana, non asiatica. Ah già, l'Inca Cola è sudamericana. Ha fatto un po' di casino. Dentro ci sono delle erbe. Secondo me un infuso di erbe ghiacciate col ghiaccio. Ok ragazzi, è arrivata una montagna di vermicelli noodles. E la zuppettina con il brodo squisito, per come me lo ricordo, quello che abbiamo preso l'altro ieri, con il grilled pork. Esattamente come me lo ricordo, bello acidino. Assaggiamo un pezzo di maiale. Il maiale è cotto da 10 lode. Croccantino con la crosticina, super buono, zero grasso. Lo eleggo fino adesso mio piatto vietnamita preferito. Ci hanno portato 2 ciotolone e poi il signore che grigliava, non ho fatto in tempo a riprenderlo, ci ha aggiunto un po' di refill di maiale. Diventeranno presto i miei migliori amici. Mi aspetta un bel po' di maiale da sconfiggere. Ah sì raga, ci sarebbe anche l'insalatina, è passata un attimo in secondo piano. Salato e dolce nello stesso tempo, piccante. Maiale è molto maialoso, quindi piace sicuramente a Giano, e in più avete anche la possibilità di mangiare come se fosse nella galleria del vento, perché tipo siamo di fianco a un ventilatore gigante. Vi prendete l'arietta. I 2 buncia più la bibita pazza, 110.000 dong. Destinazione ostello, prendiamo i bagagli, prendiamo un pullman, andiamo a Dalong Bay. Devo di nuovo salire sulla moto con lui. Franci, mi raccomando, guida piano. Ah no, guida lui. E sì ragazzi, perché qui quando andate nelle agenzie di viaggio e vi dicono ok, presentatevi oggi alle 2 qua che parte il pullman, ma il pullman non parte da qua. Per andare dove parte il pullman vi portano loro in motorino con tutti i bagagli. Bye bye. Ci rivedremo ancora? Chi può dirlo? Questo è anche un ottimo modo se volete separarvi e trovare una scusa per perdervi per sempre. Troveremo tutti i pullman del Vietnam. Pausa pipì. Meno male che il cornetto ti segue ovunque vai. Ma non è un cornetto vero. Non è un cornetto vero? È un tarocco? Ma è quello della Algida, no? No. Vabbè, cornetto tarocco però buono.
Ok, siamo scesi dal pullman, siamo arrivati a Daipong, che è la città che dà sulla baia di Along, e adesso siamo in attesa di imbarcarci per Cat Ba. Faccio una fatica a ricordarmi tutti i nomi vietnamiti che non avete idea. E quindi niente, insomma niente. Aspettiamo che arrivi una barca e ci porti a Cat Ba. Poi dal porto a casa nostra? E poi niente. Potrebbe essere la nostra barca. Arriva una barca, tu prendi e sali, non ti far domande. Altro pullman. Ok, 10 minutes. Ok. Siamo scesi dal pullman, ci ha mollato per la strada perché più vicino di così non ci può portare. Da qua in poi andiamo a piedi, saranno più o meno 10 minuti. Quel cavolo che sono 10 minuti. Google Maps dice 23 minuti. Ma perché tu non l'hai sentito bene? Lui ha detto 10 minutes if you run. Cioè, se fai una corsa bastarda, 10 minuti ce la fai. Allora, c'è umidità tipo 1.000.000 per 1.000. Abbiamo gli zaini pesanti sulle spalle. Dovremo camminare 2 chilometri almeno. Ma devo dirvi che è bellissimo. Non passa una macchina, ogni tanto passa un motorino. Si sentono i grilli che fanno cri cri. Contrariamente rispetto al solito, non è pieno di spazzatura. È bellissimo. Ok, siamo arrivati. Raga, ce l'abbiamo fatta. È un posto molto grazioso. Si chiama Woodstock Jungle Camp. Ci siamo solo io e Franci. Probabilmente perché è low season e quindi c'è pochissima gente. Ma però no, ci saranno anche altre persone. Sì, sarà pieno di gente, ragazzi. Adesso sono tutti nascosti, dopo escono tutti. Allora, bellissima, Franci, la tua inquadratura della piscina. Però inquadrare una piscina così è un po' come inquadrare le giostre abbandonate, quelle cose lì, no? È bello se c'è un po' di... Qua in Vietnam è pieno di cagnoloni e molti sono anche coccolosi. Chiaramente sono tutti cani mezzi randaggi, nel senso che però sono tenuti bene. Vedete che non sono particolarmente spelacchiati, perché secondo me prendono più o meno da mangiare dalle persone che vivono qua e li trattano bene. Il nostro fantastico dormitorio da tipo 12 letti. Tutto per me, Franci. Ma dopo gli altri arrivano, devono solo un attimo. Dopo gente che entra, gente che esce. La radiamo al suolo, sto cazzo di. Ma non è che finisce come in un film dell'orrore dove ci siamo solo io e te in mezzo alla foresta? No, erano Aldo, Giovanni e Giacomo, non è un film. No, perché io comincio a farmi film. Sì. Andiamo a prendere il motorino per andare in città. Andiamo prima a lavare le montagne di roba puzza che abbiamo accumulato in questi 2 giorni. 1.7 kg. Ok. Ok. So you say 44 kilos, right? Yeah, 44. Okay. Okay. Abbiamo affittato uno scooter dalla tizia dove dormiamo. Siamo venuti giù in città a Cat Ba. E adesso ci sono dei ristorantini qua carini sulla baia. Tentativo di ordinazione di Franci. E giustamente loro non parlano inglese e lei ha provato con un order e l'altro gli ha detto no. Ma in qualche modo ce la faremo, in qualche modo mangeremo, ragazzi. Detto che senza Google Translate sarei perso, cioè più che altro andrei a gesti. Ci siamo seduti, unici turisti presenti in tutti i tavoli, ma secondo me è anche un po' legato al fatto che è bassissima stagione, raga. Adesso proviamo a ordinare qualcosa tra gamberi, granchio, quello che volete voi, basta che ci portate qualcosa. È arrivato il menù ed è già una piccola vittoria. Do you speak English? Ok. One saot e one chendao. Ah, ok, no? Ok. Ho fatto degli ordini di cose a caso, prese dal menù a caso, su consiglio suo. Chissà se quello che abbiamo ordinato verrà da qua. I gamberi hanno una bella faccia. Non ricordo a memoria di aver mai visto dei gamberi nuotare in un acquario. Sono gamberi che non sappiamo bene come sono fatti. Sono fritti. Mangia tutto? Punto di domanda. Se vuoi può essere un'esperienza interessante provare a chiederglielo. Franci super wild che inizia dalla coda. Ero molto più wild se incominciavo dalla testa. Sono buonissimi. Il fatto che lo stecchino sia infilato dal fondo mi fa presumere che forse si mangi così dalla testa. Sì, ragazzi, si può mangiare tutto. Detto che fritte sono buone pure le ciabatte, eh? Le ciabatte con la V. Che salsa sarà? Buona, agrodolce. Piccante? No, i gamberi presi a caso, devo dire, davvero molto molto buoni, anche con le salsine. È arrivato un secondo piatto, ne deve arrivare un terzo. Qualcosa mi dice che abbiamo esagerato come al nostro solito. Seppie con verdure, ananas. Come li mangi, così? Con la bocca, credo. Ah, questi qua sono bollite e basta. Ah!
Meglio i gamberi? Chiusurina di questo posto. Abbiamo preso 3 piatti, ne sono arrivati solo 2. Va bene così, perché alla fine abbiamo pagato 620.000 dong, più o meno 26 euro, che per il Vietnam credo che sia una cifra folle. Cena a base di pesce, niente da dire. Però secondo noi è leggermente caro. Non li avevo, stavo per andare a prelevare col motorino lasciando Franci qua, fortunatamente. Lasciando me in ostaggio. Lasciando Franci in ostaggio. Avevo dei dollari, l'ho pagata in dollari e l'abbiamo chiusa lì. La prossima volta io e l'ottima Franci ci facciamo un po' furbi. Prima di ordinare guardiamo se abbiamo i soldi. Cerchiamo di guardare A, i prezzi sul menù, e B, se abbiamo i soldi. Torniamo con il nostro bolide a casa. Dobbiamo farci 20 km in motorino, perché sempre l'ottima Franci ha voluto dormire in mezzo alla giungla. Secondo me il prossimo video ne vedrete delle belle. In realtà non ho la più pallida idea di cosa succederà al prossimo video, però lo dico perché così ci guardate.